Buonasera a tutti e tutte dalla TV Nerazzurra. Questa sera grande e super live. E prima di tutto salutiamo il nostro Matteo. Buonasera ragazzi. Il nostro Ale. Ciao ragazzi. Michele. Ciao ragazzi, buonasera. Agostino. Buonasera ragazzi. E nostro Davide, che oggi ci darà la grandissima mano e vedrete anche in futuro il canale, quindi benvenuto Davide. Grazie Luca, grazie e buonasera a tutti. E l'ospite di serata, Thomas Ziliakus, buonasera ed è un onore averla qua, buonasera. Buonasera, buonasera ragazzi. Allora, con questo grande ospite stasera andremo ad affrontare l'argomento per quanto riguarda il suo intento nel voler rilevare appunto le quote della società Inter. Si è parlato delle sue possibili offerte, sentiamo un po' cosa ne pensa anche lui, come agirà e come sta pensando anche di proiettarsi al futuro verso la società Inter, che sta facendo assai bene. Matteo, se vuoi partire tu con qualche domanda, innanzitutto salutando i ragazzi che ci stanno seguendo, poi Davide farà da tramite in questa diretta. Vai Matteo. Sì, io vado subito con una domanda molto, diciamo, di cui già ha risposto su altre testate giornalistiche. Quello che io volevo sapere era che tipo di progetto ha in mente per l'Inter nel futuro, nel senso, qualora dovesse riuscire nell'acquisizione della società, come valuta l'operato della parte sportiva, quindi Ausilio, Bacin, Marotta, e se, qualora dovesse rilevare le quote, avrebbe insomma il piacere di mantenerli all'interno dell'asset societario. Ok, I'll translate. And my friend said, what type of project do you have in mind for Inter in the future? How do you evaluate the work of the current sport management? We mean Ausilio and Marotta and Bacin. And whether would you like to continue with the same figures in the assets? Yeah. Well, look, I think we can all see from the results that the management has done a good job, because Inter right now is, in my opinion, the best team in Serie A and one of the best teams in Europe. So with a reasonably limited budget, I think that the management has done a very good job. Now, I don't know the management well enough to be able to say if, and there is a big if still, if I was to become the owner of Inter, then it's too early to say who should stay, who should go. But right now, my general feeling is that Inter has a good management, both on the sporting side and the overall management. So I don't see anybody there that I would say, well, this person is simply not good enough for Inter. Like I said, I think they have done a good job, and I think Inter at the moment has a well-balanced squad of team players, which is very important. Football is a team sport, and everybody who is playing for the club must understand that they are there for the club and for the team and not for individual glory. Okay. Allora, lui dice praticamente, se mai dovesse effettivamente diventare il presidente dell'Inter, visti i risultati che ci sono in questo momento, lui dice innanzitutto che l'Inter per lui è la squadra più forte che c'è in Serie A, la squadra migliore in Serie A, nonché una delle squadre più forti in questo momento in Europa, e visti i risultati che abbiamo ottenuto con questo management, non ci sarebbero motivi per cambiare. Comunque lui non conosce abbastanza bene loro personalmente, però visti i risultati non ci sarebbe nessun motivo per non riconfermarli in fondo. E poi soprattutto una cosa, lui si rende conto che in questo momento nell'Inter tutti quanti, anche a prescindere dal budget che è stato utilizzato, perché lui sottolinea il fatto che il nostro management, comunque insomma Marotta, Ausilio e Bacin, abbiano fatto un mercato ottimo con un budget molto piccolo, dice nonostante questo si è creato un organico molto forte, perché nessuno gioca per se stesso,
è evidente che tutti quanti stiano giocando per il bene della squadra, e quindi vuol dire che il management ha fatto un ottimo lavoro, e quindi perché non riconfermarli? Ok, ok. Ale, tu hai una domanda? Allora, come domanda, diciamo, anche questo è un po' generale, in caso in cui dovesse andare in porto tutto questo, lì la sua idea è quella di far rimanere l'Inter a San Siro, oppure c'è un progetto magari possibile nuovo stadio, o comunque investimenti abbastanza importanti per far crescere ancora di più a livello mondiale il club? Ok, about you know, an important theme we are talking about in this month. We are talking about the stadium. Yeah. Maybe in your plans, is there anything about a new stadium to make to let Inter raise more money and to build up something bigger for the club? Yeah. Well, look, I mean, San Siro, of course, is an institution. It's a legend. It's a place that that everybody knows, not just in Milano but around the world. The name San Siro is there with together with, you know, the Eiffel Tower or the Wembley or whatever. So yeah. So and I like history. I like tradition. So for me, the first choice would be to renovate San Siro. But and then I come to what was asked. The current stadium is simply not good enough because for many reasons it's not good enough for the fans, it's not good enough for the clubs, there is not enough hospitality suites, which are very important today in football because that's where you make the money from the stadium. So changes need to be made. Now, if San Siro can be renovated, that certainly is the best option. But if it cannot be renovated, and again, the same thing as what I said with the earlier question, I don't know yet enough to be able to say whether it can be done or not. So if it cannot be renovated, then obviously a new stadium has to be built. And the new stadium, there are advantages with the new stadium because then you can really design it and build it from scratch exactly the way you want. Plus, I think a new stadium should definitely be located in a place where you can then, around the stadium, also build other infrastructure, other real estate that can generate revenue for the club as well as the stadium. Ok, allora lui dice innanzitutto che San Siro è un'istituzione, cioè un pilastro comunque del calcio europeo, è al pari di Wembley, Bernabeu, insomma di tutti i grandi stadi. È una struttura ovviamente vecchia, comunque antica se vogliamo, che ha i suoi limiti e che quindi secondo lui comunque non potrebbe essere valida rispetto a quello che è attualmente, insomma, il livello richiesto in Europa, e non soltanto per problemi strutturali dello stadio, ma anche perché tutto ciò che orbita attorno allo stadio manca a San Siro. C'è tutte le aree di ristoro, tutte le aree che sono appositamente create per far sì che il club che possiede lo stadio guadagni dei soldi ogni volta che i tifosi vanno allo stadio. Quindi di conseguenza lui dice uno dei vantaggi del costruire un nuovo stadio è il fatto che tu lo puoi ridisegnare, ricostruire come vuoi, quindi soprattutto in un posto che non sia all'interno per forza della città, ma che abbia uno spazio attorno tale da poter costruire qualche struttura, qualcosa che vada bene per creare maggiori guadagni e quindi delle attività economiche collaterali che facciano sì che il club comunque possa guadagnare di più, e comunque anche per avere una struttura, naturalmente questa per la parte economica, e poi anche per la parte sportiva, per avere una struttura che sia degna comunque di un club in questo momento di altissimo livello in Europa, quindi per rimanere allo stesso livello dei grandi club dell'Europa. Maybe grazie mille, allora. I used to be a shareholder of the Finnish ice hockey champions, and we built a team called Jokerit, and we built for the team a new stadium, state-of-the-art stadium where the world championships in ice hockey has been played many times. When we left the old arena, a lot of fans were
you know, they were nostalgic. They were, they said, oh, no, we want to stay with the old arena. Mm. But once we had the new arena ready, not a single fan said anymore that it was better in the old arena. Everybody welcomed the new arena. Everybody was happy because we provided facilities for the fans that simply were not there in the old arena. So for me, the new arena has several advantages. But like I said, let's not make a decision yet. Let's see what can be done with the possible renovation of San Siro. Ok, allora lui dice che comunque era socio, diciamo un shareholder, quindi diciamo un socio minoritario, non so se minoritario o maggioritario, per un altro stadio, per una squadra già in Championship, non ho capito bene come si chiama questa squadra, però lui dice questo, i tifosi erano molto legati a questo stadio, tanto legati, tanto da contestare aspramente il fatto che si facesse un nuovo stadio. Però magicamente quando si è fatto il nuovo stadio e tutti i tifosi hanno visto la nuova struttura, nessuno si è più lamentato. Quindi secondo lui in realtà ancora non può essere data una risposta, ma vedremo, piano piano si deve vedere, vedendo facendo ciò che è possibile fare, però sicuramente fare un nuovo stadio è una priorità. Certo, assolutamente. Guarda ragazzi, io mi accorpo un attimo a quanto scrivono anche in chat appunto i ragazzi che ci stanno seguendo. Allora, chiedono appunto se lei in questi giorni ha sentito Altani e se ha intenzione di poter proseguire un'offerta con lui, ma soprattutto se l'offerta che aveva annunciato settimana scorsa è stata poi presentata o meno, o quanto manca appunto a questa famosa offerta. Ok, Altani hai detto? Sì, esatto, okay. esatto. Ok, Mr. Ziliegos, a couple days ago you had an offer planned with a guy named Altani. At what point we are, and we are asking if you has already seen the accounts to the this offer, maybe? Yes. So there was indeed a discussion about the possibility of Jasim Altani. You know, I said, look, when he withdrew from the Manchester United bid, which I was involved in as well, but I already in April withdrew because already in April I could see that the Glazer family was not really serious about selling the club, and Sheikh Jasim Altani came to the same conclusion a couple of weeks ago. So I said, look, now when he has exited Manchester United, why not join forces looking at tabling an offer for Inter. I have been in touch with the Altani team. I think everybody needs to speak for themselves, so I don't want to say anything on his behalf. He will say in public whatever he will say. But my point is that I have been in touch with the team. Right now, from a financial perspective, sorry, I don't Mr. Zilia, was think I disconnected. We need I was disconnected. To team so up I. With... Oh, okay, okay. Okay. Sorry, yeah. But so the connection that went down. We have been in touch with. Yeah. Okay. Okay, and I followed since you said about the withdrawal by for Manchester United, yeah. And then the call just dropped. So okay. I haven't heard you. So like sorry. I said, I don't think it's correct that I would, speak for anybody else than myself. So I leave it to Sheikh Jasim to say whatever he wants to say, if anything, in public. But I can say that we have reached out to the team, the Altani team, and it's an option that we could maybe proceed together. But it's also possible that we do not proceed together. So, like I said, it's something which at the moment I do not want to comment more than that on in public. Okay. Allora, perdonatevi, purtroppo era caduta proprio la linea. Comunque, ho seguito fin dall'inizio, lui dice appunto che dal momento in cui Altani si è ritirato dal fatto dalla questione Manchester United, lui ha pensato
perché non unirsi, perché non cercare di portare dentro anche lui? Però in questo momento, tagliando corto, lui sta cercando di dire: io non voglio parlare in pubblico per altre persone, dice, io parlo per me stesso. Poi quello che vorrà fare il signor Jasim Altani, diciamo, io non lo posso sapere. Può essere che si possa collaborare, però potrebbe anche non essere. In questo momento lui non ha una risposta per questo e non vuole rispondere per un'altra persona, ma vuole rispondere solo per se stesso, per quello che può essere la sua partecipazione. Ok. Michele. Sì, allora innanzitutto volevo ringraziare Mr. Zeliakus per aver accettato il nostro invito. Poi volevo farvi una domanda sul lato sportivo. Cosa ne pensa di questo avvio di stagione dell'Inter? Perché siamo primi in classifica, in campionato, abbiamo già passato il turno in Champions e siamo qualificati al Mondiale per Club del 2025. Ok, first of all, he wants to thank you for accepting our invitation and for being here. We are so happy. And second, what do you think about this the starting of this season? We are first in ranking in the table, Raul, and we just have reached the new turn in champion in Champions League and the round of 16, and we are qualified for the World Club Championship. What do you think about it? What do you think about Inter this season? Well, first, thank you very much for inviting me. I'm always happy to speak with fans. And as I said before, I mean, it's there is no club without the fans. The fans are the club. The fans, at the end of the day, although they are not shareholders, without the fans, there is no club. I said with the Manchester United bit that I would like to see, or I would like to set up a system where fans also can become shareholders. And if I was successful in my bid for Inter, I would like to discuss that possibility also with Inter. So, like I said, I'm always happy to talk about what I would like to do. What I don't want to talk about in public, and I want to make that very clear, is details about business negotiations, details about bids and so forth. That's something that has to be done behind closed doors. But to go back to the question about what do I think about Inter so far this year? Well, look, as you said, Inter is number one in Serie A, so you can't be any better than that. So obviously we have to be very happy with that. Also, I think the performance in the Champions League, there's always, some games that don't go so well for any club, but I think the fact that it has gone the way it has gone so far, and as you pointed out, already Inter has qualified also for the FIFA World Cup for clubs, is all very, very positive. And that goes back to what I said already earlier, that I think Inter this year has a very strong team that, in my mind, is the best team in Serie A. I think Inter is the number one favorite to win Serie A this year. And I think Inter is a strong contender to also win the Champions League. Now, what that also means is that, from my perspective, as somebody who publicly has expressed my interest to buy the club, it would be a fantastic starting point, because obviously it's much easier to build further on a club that already is doing very well. But we all know that, looking back in history, there are times where Inter has also been doing very well. However, after that, seasons have followed that have not been so good. So football, of course, is something where, the success is only measured in a moment. And there's always a need to renew and to rebuild. And in that respect, this year looks fantastic. And what I would want to see is that Inter steps up even one, on one platform higher, and becomes a permanent favorite to win both Serie A and the Champions League, which basically means that Inter would be the best club in the world. I think there is the possibility to do that. It requires money. It requires a good team. A good management team.
And that is all. Those are all things that I believe I can bring to the table if I was successful in buying the club. Ok. Allora, ha detto tante cose. Innanzitutto dice che comunque certi affari e certe cose tecniche, questo all'inizio lo diceva prima di parlare del lato sportivo, sono delle cose che lui non discuterà comunque pubblicamente, che vanno discusse, diciamo, behind closed doors, lui dice, quindi diciamo a porte chiuse. Però, parlando del lato sportivo, dice questo è un momento fantastico, dovreste essere tutti contentissimi, sono contento, dice anch'io, tantissimo, perché l'Inter in questo momento è sul tetto d'Europa. Lui dice, per me in questo momento è una delle, anche delle favorite tra le squadre che potrebbero vincere effettivamente la Champions League, è la prima favorita a vincere il campionato di Serie A. E in questo momento, tra l'altro, dice, dopo anni in cui... dice le partite di Champions League a volte non sono andate alla perfezione, però non vuol dire nulla perché è un grandissimo traguardo il fatto che sia, ci si sia qualificati in Champions così velocemente, anche perché anni fa, al contrario, l'Inter è stata prima in un momento splendido, probabilmente si riferisce ovviamente al periodo insomma che poi è culminato col triplete, ma poi ha avuto anche un periodo molto brutto, perché dice i club sono così, ci sono dei momenti in cui brillano di più, dei momenti in cui non sono così tanto forti. E lui dice però che ovviamente in questo momento l'Inter è molto forte e quindi è più facile, tra virgolette, voler cominciare un percorso per portare l'Inter a un livello successivo, anche adesso che ovviamente il club è a un livello già molto alto. E alla fin fine... dice per fare questo servono soldi, serve una bella squadra, un bel management che già ci sono effettivamente, però con più soldi ovviamente si può fare la differenza. E lui dice io vorrei che questi momenti non fossero solo dei momenti, ma che l'Inter fosse sempre una delle favorite per vincere la Champions, cioè che dice praticamente lui si butta molto largo, dice che diventi effettivamente a tutti gli effetti il miglior club del mondo. Perché con un po' più di soldi, lui dice, in fondo, potresti avere il miglior club del mondo. Probabilmente lui si riferisce a situazioni tipo il Real Madrid, no? Cioè che in fondo è sempre favorito questo. Però, dice piano piano, se lui acquisirà l'Inter, cercherà di fare questo, di portarci a essere il miglior club del mondo. Ho capito. Allora, Davide, la domanda che voglio fare a lui appunto nel rispetto anche del tifoso interista che ne sta sentendo veramente dalla mattina alla sera di cotte di crude vuole sapere, ma questa famosa offerta è arrivata, si sta pensando di farla o è un'ipotesi nel caso per il futuro che magari vuole tenere appunto a porta chiusa? Stai parlando dell'offerta fatta a Zhang, giusto? Esatto, perché il tifoso interista in questo momento soprattutto vuole sapere questo. Ok, so Mr. Ziliagos, average Inter fans wants to know just I think one thing in particular. Last week you announced an offer, a real offer to President Zhang. We want to know, did this offer reach the sender? Sorry, could you repeat? It broke up a little bit. I couldn't hear the whole question. Okay. I was speaking for all the Inter fans that yeah. right now are following you know, all this situation. And last week you said, you announced that you would have been doing an offer to President Zhang. Mm. And we all want to know, did this offer reach the sender? Look, I can say yes, an offer was tabled, that I can say. An offer has been tabled. But I don't want to go, as I said, I don't want to go into details about what the offer is. I have a lot of respect for Steven Zhang. I think he has done a tremendous job under very tough circumstances. Let's not forget he was 26 years old when he became the chairman of Inter in 2016. And, from what I understand, he didn't have a lot of football background. The fact that he managed to lead the team at Inter, and I'm not talking about the players, I'm talking about the management team, to lead the management team and to build Inter
the way it has been built and the results we see today. I think he deserves a lot of respect from everybody. What I am saying and what I have said in public is, I think Inter is a fantastic club. I think it has an enormous potential. I have solutions. I come from a technology background. I used to be the CEO of Nokia, the mobile phone company for Southeast Asia. And when I then left Nokia, I started my own technology group. And we have a number of companies where we make use of the latest technologies in various ways. One of them is using the latest technologies in providing services for sport fans around the world. Inter has more than 500 million sport fans, or fans of the club. So I have solutions that can include these people in a way that has not been possible before. And through that, we can generate new revenue by engaging the fans who are sitting in China, sitting in Africa, sitting in the United States. By engaging them in a meaningful way, we can generate money for the club, which means that the club is making money. So it's not about how deep are my pockets if I would be an owner, how much am I willing to put in. No, it's the club itself can generate much more money, I believe, than it can do today. And that is why I am so excited about the possibilities with Inter. Now, for me, it is not about buying a trophy, something that I can tell my friends, look at me, I'm the owner of Inter. No, I'm not at all. For me, that has no meaning. Of course, if I was the owner of Inter, I would be very proud. But that is not the driving force. The driving force for me is that I love football, I love Inter, and I believe that I can contribute in a way that can make Inter the best club in the world. But like I said, the details of my offer is between the current owners and me. And it's up to them. I don't know what they will say. I don't know maybe they want to keep the club. Maybe they say, oh no, we don't want to sell. So, like I said, it's just like I said earlier about Sheikh Jassim. Everybody should speak for themselves in public. I will not say in public anything that has been said to me by somebody else. I only speak for myself, and I share my vision for how we can build a fantastic club. I'm a fan myself, just like all of us. But I happen to be a fan who also has resources to actually do things that maybe others cannot do. And that's why I think that I have the right to speak in public about my vision. But like I said, business details I don't want to go into. Okay. Allora, un po' di cose anche qui. Però la prima che lui ha detto è interessante. Sì, lui ha effettivamente presentato un'offerta ufficiale a Steven Zhang in privato, di cui però non vuole parlare nel dettaglio, perché ripete che comunque i dettagli tecnici devono restare behind closed door. Quindi lui ha presentato questa offerta, poi successivamente lui si perde in tantissimi elogi a Steven Zhang, perché Steven Zhang ha preso il club a 26 anni senza avere esperienza prima nel calcio ed è stato molto coraggioso, è riuscito a costruire un team che funziona, un team sia da un punto di vista di management, sia poi effettivamente nel creare la squadra, una squadra vincente, e quindi bisogna fargli complimenti, bisogna dare molto rispetto a Steven Zhang per questo. E lui dice anche questo: io, come avrei voluto fare magari col Manchester, come potrebbe essere con qualunque, in realtà qualunque altra squadra, per me che vengo dal mondo della tecnologia, essendo io stato socio, comunque parte, comunque integrante della Nokia, io ora non so esattamente lui cosa facesse di preciso prima, comunque lui era in Nokia, ma poi ha creato la sua compagnia che si occupa di tecnologia. Lui vorrebbe, e questo è quello che trapela dalla sua discussione, lui vorrebbe
integrare la sua tecnologia all'interno del sistema Inter in maniera da consentire alle centinaia di milioni di tifosi di poter in qualche maniera diventare loro stessi e quindi tramite questa tecnologia la fonte di guadagno dell'Inter. Cioè, nel senso, non so esattamente come da un punto di vista tecnico perché non ne parla, però lui dice in qualunque parte del mondo deve essere possibile per il tifoso poter vedere la squadra e poter essere partecipe alla squadra. Quindi lui in realtà, come diceva anche nella risposta precedente, non ricordo se l'ha detto proprio adesso, però lui parlava di un sistema in cui il club può essere finanziato in parte anche dal tifoso, cioè se il tifoso vuole effettivamente mettere la sua parte e diventare un piccolo socio del club, deve poterlo fare. Inoltre lui dice così, non sarei io e il mio, diciamo, il mio patrimonio e basta a finanziare l'Inter, bensì ci potrebbe essere una fonte di guadagno continua per il team, in maniera appunto da far sì che il team diventi quello che vuole lui che diventi. Dice poi, tra l'altro, per me non è prendere l'Inter, non sarebbe esporre un trofeo con i miei amici, dice, quello non mi interessa, non è un motivo e basta solo per vantarmi con gli amici, no, dice, io amo il calcio e sono molto colpito da questa, dall'Inter, mi piace molto l'Inter e vorrei che potesse arrivare finalmente a diventare il miglior club del mondo, quindi lo farei perché ho questo progetto, è questa l'idea che io ho in testa, quindi per una questione, per dare anche a tutti questi tifosi delle ancora più gioie e tutto il resto. Però continua a ripetere i dettagli tecnici dell'offerta, io non li dico pubblicamente, sono delle cose che restano tra me e l'attuale proprietà, che lui rispetta e che ha ricevuto l'offerta. Poi lui non sa se l'attuale proprietà vorrà vendere, cosa vorrà fare esattamente. Quelle sono delle cose che rientrano nei piani dell'attuale proprietà. E dice, come per Altani, io non parlo per gli altri, dice, io parlo soltanto per me stesso. Quindi attualmente io posso dirvi solo questo, l'offerta è stata fatta, è ufficialmente stata fatta, adesso sta a loro vedere quello che vogliono fare. Certo. Agostino. Buonasera, allora le volevo chiedere cosa ne pensa del tifo dell'Inter e dell'amore e del calore che danno in ogni partita. Ok, what do you think of the warmth, you know, of Inter fans? What they give at every game, the stadium, as supporters? What do you think about Inter fans? You mean in the stadium? Yeah, in the stadium and everywhere, actually. But well, look, yeah, in the stadium. First of all, I think in San Siro the atmosphere is tremendous. I mean, it's just magic to be there when San Siro is full. The fans are doing a fantastic job there. But you know, we all know San Siro only has a capacity for 73,000 people. And I think 42,000 are already season ticket holders. So there's only a balance of about 30,000 for every game for the fans to come in and watch the game. And like I said earlier, according to the official statistics, Inter has more than 500 million fans around the world, which means that there is a massive number of fans who will never have a chance to see a game live. What I, and going back to what Agostino asked, I think the fans everywhere are passionate in the same way. So a fan who is living in, I have been living for many years in Singapore, there are many Inter fans in Singapore. I think the Inter fans in Singapore are just as passionate about Inter as the fans are in Milan. But they cannot come here to watch the games. And one of the things that I want to do, therefore, with the technology that is now available is to enable a fan in Singapore to be as if he was in the stadium during the game. And then obviously he must pay something for it. So, you know, if we have 500 million fans paying even just €1, that's 500 million euros per game. And that means that Inter would be the richest club in the world and could buy whatever players they want. Now, I'm not suggesting that all the 500 million will want to do that. But again, we have patented technology solutions, which we have tested already, which are working very, very well, and which are
exciting for the fans, and therefore the fans are willing to pay for it. And that is really where, like I said, where I can offer something that nobody else can. Why? Because the solutions that we have are patented. Nobody else can do them. It's okay. Only it's our solutions, and we are the only ones who can offer them. So that is why I think this is also exciting. And again, you know, going back to also what was said here earlier or was asked earlier. Again, like I said, for me, it's not about buying a trophy. For me, it's doing what I can for the club and for the fans. And there, I'm more than happy to do it together. So, for example, if the Zhang family would like to stay on, I'm more than happy to look at that kind of a solution as well. Because, like I said, I think they have done a great job. There is a massive fan base in China, so we also need to make sure that fan base stays there and grows further. So I'm very open to any solution that is good for the club and good for the fans. Oh. Allora, arriviamo alla, diciamo, il piatto forte arriverà alla fine. Allora, innanzitutto ribadisce che lui adora la tifoseria interista, perché vede che a San Siro ci sono poco più di 70.000 posti, di cui circa 40.000 sono abbonati, sono persone che andranno sempre, stanno lì e quindi riempiono sempre lo stadio, quindi restano solo altre 30.000 posti circa. Dice lui, secondo le statistiche, l'Inter ha oltre 500 milioni di fan, di conseguenza dovrebbe essere un casino di gente a guardare le live delle partite. Dice, sì, io vivevo a Singapore, un sacco di gente tifava Inter a Singapore, quindi quelle persone non potranno mai vivere l'esperienza dello stadio, purtroppo. E quindi a quel punto lui dice, se ci sono così tanti tifosi, perché non offrire loro la possibilità di vivere un'esperienza come se fossero allo stadio? Lui non parla tecnicamente di questa tecnologia, però lui dice, io ho la patente, cioè nel senso ho il brevetto per una determinata tecnologia che appartiene alla nostra compagnia, diciamo, di tecnologia, quindi quella che lui possiede, che potrebbe permettere al tifoso interista di vivere la partita in un modo che altrimenti non sarebbe possibile. Non scende nel dettaglio, non so a cosa si riferisca, però lui dice, immaginate anche soltanto un euro da parte di ogni tifoso che vuole vivere la partita in questo modo. Immaginate che ci sono milioni di tifosi in tutto il mondo che tifano Inter, e effettivamente questo potrebbe portare un sacco di soldi all'Inter. Dice, questo non, ovviamente in questo modo non sto dicendo che tutti dovrebbero pagare per fare questa cosa, però dice, ad esempio adesso Steven Zhang ha preso l'Inter ed è un presidente cinese. In Cina ci sono un sacco di tifosi dell'Inter, c'è un sacco di gente in Cina, quindi immagina, insomma, 2+2, dice, se abbiamo così tanti tifosi e gli offriamo una tecnologia che gli offriamo solo noi, immaginate quanto il club può guadagnare grazie all'utilizzo di questa tecnologia per far godere ai tifosi interisti un'esperienza che nessun altro potrebbe vivere, perché solo lui ha il brevetto di questa tecnologia. Non sappiamo effettivamente di che tecnologia si tratti e lui non ne sta parlando tecnicamente, ma l'ha detto lui, dettagli comunque non li vuole dare. E andiamo al piatto forte. Il piatto forte è questo. Lui dice, io apprezzo tantissimo quello che ha fatto Steven Zhang e il fatto appunto anche che sia un presidente cinese, e per me andrebbe benissimo essere parte della società, anche senza essere l'unico proprietario. Io mi unirei tranquillamente a quella che è la proprietà di Steven Zhang, perché secondo me lui sta facendo un ottimo lavoro e ha portato l'Inter a essere quello che adesso, cioè un club, un top club, e non è per avere un trofeo. Dice, a me interessa poter dare finalmente a questi tifosi splendidi quello che meritano, cioè un club top. Quindi bomba incredibile questa finale, ragazzi. Matteo. No, la domanda che penso qualcuno ha anche scritto tra i commenti, però la mia curiosità era, visto che le varie testate giornalistiche sempre hanno riportato alcune dichiarazioni, volevo sapere se prima di fare questa offerta, penso sia abbastanza scontata la domanda,
però se è stata fatta quella fantomatica due diligence che di solito si fa in acquisizioni di questo tipo, soprattutto parlandosi insomma di una società di calcio importante come l'Inter, che di fatto è diventata, è un'azienda, perché ad oggi le società di calcio sono delle vere e proprie aziende. Quindi volevo sapere se questa due diligence era stata fatta e se aveva trovato insomma qualcosa che l'aveva entusiasmato, soprattutto a livello di numeri, ecco, senza parlare più nel dettaglio. Ok, so without going down in details, because you you already said behind closed doors, details, business details will be behind closed doors. But there is a question. Someone also in the comments said this. We know that has been talk in various newspapers of your willingness and readiness to do a due diligence and then continue with an official offer to the current property. And what about this? Is there a due diligence? Yes. So look, I mean, to Matteo's question, I'm sure we all here understand that to buy a football club is not like going into a supermarket to buy a can of Coke. The can of Coke has a price and you pay that price and the Coke is yours. That's and then you walk out and that's it. Buy a football club is much more complicated. Like Matteo said, you need to do a due diligence. You need to, it's a long process. It's a long process. So we are ready to start the due diligence at any point in time if we are given the green light. We have the people, the legal, the accounting, everybody ready to start the due diligence. So yes, we are willing to start that process if we are given the opportunity to do so. Okay. Vabbè, lui dice in fondo che comprare una società calcistica, visto che appunto è un'azienda, non è come comprare una lattina di Coca-Cola, perché la lattina di Coca-Cola tu vai al supermercato e la compri perché ha un prezzo stabilito, tu la compri, è tua. Con una società calcistica non è così, perché ci sono molte valutazioni da fare, bisogna capire, valutare, bisogna vedere, ci sono delle cifre importanti anche in gioco e bisogna anche valutare la volontà delle varie parti. Comunque dice che sì, c'è stato questa fase della due diligence, e dice comunque che in pratica lui sta aspettando la risposta della società. Cioè, in questo momento lui comunque l'offerta l'ha presentata. Per andare avanti nel processo, certo. Sì, perché per andare avanti nel processo, dice, serve anche la volontà, giustamente, degli altri. In fondo è questa la risposta. Poi lui un po' ci ha girato un po' intorno, però il senso è quello. Sì, sì, certo. Certo, io avevo una domanda sempre puntigliosa. Volevo chiedere la sua idea, qualora arrivasse all'Inter, con quale calciatore, quale idea appunto di campione potrebbe poi portare all'Inter. Lei parlava di Mbappé, Haaland, insomma, tanto per capire, e cosa risponde a chi è dubbioso della sua figura in questo momento. Ok, Luca is asking about actual soccer players, footballers, you know, and what champion would you like to bring to Inter? And what about people who are criticizing you for you know, everything you're saying during this month? Yeah. Okay. So let's start with that second part, the people who are criticizing. So look, as I said before, I like open communication with the fans, and I think the fans have the right to know what I think and what I would like to do. Nobody has to listen. So I'm a little bit, you know, it's a little bit funny if somebody says, oh, why is he talking so much? Well, if you don't like to hear me, you can just turn off the whatever channel that you are hearing me in. Nobody needs to listen to me. But I, like I said, there are many people, and I think there are more people who like to hear my vision on how to develop it. And also, going back to what I said just earlier to Matteo's question, to buy a club is not, you don't just go in and do it and then you go out and it's done. So when people say, well, do something, don't talk so much, I can assure you,
a lot of things are happening all the time, but they are not happening in public. They are happening behind closed doors. So what I'm saying in public is just sharing the vision. And like I said, those who don't want to listen, they don't have to listen. So those who want to listen, they can continue to listen. So it's everybody has a free choice. I'm not forcing anyone to listen to what I'm thinking. Now, going back to the question about the players. Look, we all know that players, this year we may have one player who is a big star. Next season, it's somebody else. So I think right now, first of all, I'm not the owner of Inter, and nobody knows if I ever will be. I would be very happy if I got the opportunity to participate in building Inter a club in the world. But who knows? Maybe it will never happen. But if it happened, then is the time to look at what players we may want to buy. Right now, Inter is having a very good team. There is not one single player, in my opinion, in the team right now that I can say, oh, this player needs to be replaced by somebody else. I think every single player in the team, in the starting 11 right now, is good enough to be there. And therefore, to say, oh, we need to bring in, this or that star, I think it is showing disrespect to the current players, because it's almost like saying, oh, you are not good enough. Now we have to bring in Haaland and we have to bring in Mbappe. That is disrespectful to Inter's current team. Inter's current team is, like I said already earlier, and we all know that, one of the best teams in the world. So let them focus on their job this year, and next year we'll see what the situation is and whether we want to bring in somebody else. Also, I think very important is to always remember that football is a team sport. I don't know how many of you saw last week the Champions League game between FC Copenhagen and Manchester United, which ended 4-3 in a victory for Copenhagen. Yes, Marcus Rashford was sent off, so United had only 10 men. However, the combined value of the Manchester United team is 1.15 billion euros. The combined value of Copenhagen's team is 60 million, 6-0. So it just shows that to win a football game is not about having 11 stars on the field. To win a football game is to have a good team where every player understands that they are there to play for the team and not for their personal glory. And this, I think, is very important when looking at how do we want to develop and what kind of players may come into the team. Ok, allora, lui parte dalla seconda parte della domanda, riguarda tutte le persone che criticano, che dicono ma perché questo sta a parlare, ma che stai a parlare, ma perché non fai i fatti, perché non, che cosa stai dicendo, sei un ciarlatano, insomma tutto quello che lui legge tutti questi commenti, e lui dice questo: innanzitutto, prima di tutto, lui sta parlando, nessuno è tenuto ad ascoltarlo, dice: se volete potete chiudere la live, potete non seguirmi sui miei canali, potete non leggere quello che dico, se non vi interessa leggere quello che io dico, basta non leggerlo. Io dall'altro lato continuo a ripetere, non cerco di ingannare nessuno, tutto quello che succede però succede sui canali social, succede nelle stanze, negli uffici, privatamente, quindi le cose si stanno muovendo. Dice: tu, quando le persone mi dicono ma perché parli e basta e non fai i fatti, dice: io i fatti li faccio, ma non li faccio sui social, non li faccio pubblicamente parlandone nei social, quindi queste sono delle cose che avvengono al solito privatamente, sono dettagli di cui pubblicamente non si parla ancora, però ci sono, cioè lui sta agendo a quanto pare, e quindi bisogna semplicemente aspettare a quanto pare. In secondo luogo, per quanto riguarda il comprare un giocatore, portare un giocatore o un altro, quale preferirebbe, lui dice questo: in questo momento l'Inter è fatta solo da giocatori validi. In questo momento, dice, se mi chiedeste quale giocatore cambieresti, nessuno. Dice: in questo momento l'Inter ha un team molto competitivo, fatto tutto da giocatori forti. E dice, quasi mi sembra una cosa irrispettosa da parte di chi pensa che serva per forza comprare chissà quale campione o chissà chi, perché in questo momento, dice, i giocatori dell'Inter, non solo i giocatori, l'Inter in generale sta facendo un grande percorso
e sta portando dei grandi risultati, quindi ti dobbiamo dare il tempo di portare questi risultati, ma al momento, poi dice un giocatore forte, un anno è forte, un altro anno c'è un'altra star, non è detto che ogni anno ci siano gli stessi. In questo momento dice bisogna rispettare i giocatori che ci sono, perché il management ha fatto un grande lavoro nel portare questi, la squadra ad avere questi giocatori. E poi dice, l'altro giorno dice c'è stata la partita tra il Copenaghen e il Manchester, dice ok, Rashford non c'era, però comunque il Copenaghen è riuscito a vincere. Il Copenaghen ha un valore totale di meno di 60 milioni. Questo vuol dire che non sempre sono i soldi a fare la differenza. In generale dice questo deve fare da esempio, perché l'Inter è riuscita a ricostruirsi piano piano senza aver bisogno di fare degli enormi, infiniti investimenti. Non ha fatto riferimenti ad altre squadre, però il senso è sempre complimenti all'attuale proprietà e il fatto che è un gioco di squadre, un gioco fatto da tutti quanti, sono tutte le singole individualità che fanno sì che la squadra vinca, non è il singolo campione. Dice non c'è bisogno di parlare di Haaland, Mbappé, dice ok, quelli sono dei grandi campioni, ma in questo momento, poi si vedrà nel futuro se ci sarà bisogno, ma in questo momento dice io bisogna fidarsi della squadra attuale e supportare la squadra attuale nel fatto che stia avendo dei grandi risultati. Questo. Ok, io volevo arrivare all'ultima domanda per poi salutarla, che ci fa Kevin, se appunto lei chiederà poi un'esclusiva per quanto riguarda il possibile acquisto della società Inter, ma soprattutto se ha un messaggio per poi chiudere questo confronto con lei verso i tifosi nerazzurri. Allora, okay. My friend was asking if you are in for an exclusive purchase of Inter company, or maybe to be just a shareholder, and if you have a final message to close this live for all the Inter fans. Yeah. Well, to Luca's question, I'm open to any option. I am interested to build Inter into the best club in the world, and I think I have both the financial means and the technology solutions to do that. So I want to be there to build the club. Now, as I said earlier, I'm more than happy to do that together with other people. So if we have other people who have the same ambition, who really want to build the club for the fans, then I welcome them to join me in that effort. But if there are people who want to buy the club just because they want to have a trophy for themselves, then I don't think they should be, then I would not want to work with them. So I think that also perhaps could be my final words in this and emphasizing the fact that whatever I do, I want to do it for the fans and for the club. Okay. Allora, lui dice che non gli interessa essere l'unico proprietario, lui è aperto a qualunque soluzione, a essere socio con la proprietà attuale, con altre proprietà. L'importante è che chi possiede questa squadra e amministra questa squadra non lo faccia solo ed esclusivamente per mostrare un trofeo, diciamo, non i trofei calcistici, ma il fatto di dire oh sai, io sono il proprietario dell'Inter, e neanche che lo faccia solo esclusivamente per guadagnarci. Cioè, non deve essere una proprietà speculativa, okay. Deve essere una proprietà che dia valore al club, perché lui ama la nostra tifoseria e pensa che si meriti quello che lui promette. Cioè il fatto di dire io grazie al mio, io dicevo sia la forza finanziaria che la tecnologia, e ci riferiamo al discorso che faceva prima, per poter portare il club a un livello superiore, e quindi io lo farei solo esclusivamente per questo. Ed è quello che lui dice alla fine, cioè per chiudere per i fan, che la cosa più importante per lui siamo proprio noi tifosi, perché come diceva anche in una risposta precedente, non so se ve l'ho detto, lui dice ok, i soldi fanno la squadra perché compri i giocatori, perché gli paghi lo stipendio e tutto il resto, ma la squadra non è il presidente, la squadra sono i tifosi. Questo è quello che dice lui. Davide, l'ultima cosa, che percentuale dà per il suo passaggio come presidente dell'Inter? Che percentuale oggi si sente da dire appunto e dare al tifoso nerazzurro?
Ok. Sia come minoranza che maggioranza, entrambe le cose. Ok, last question. What's the percentage right now? If you can give one percentage to be the new owner of Inter, not only the owner, but also as a shareholder, what percentage? 10%, 20%, for all Inter fans, because we are all so curious and so you know. Mean the probability that I would become an owner? The probability, yes. Well, that's not for me to decide. I mean, it's the current owners who decide if they want to sell or not, and if they want to sell, whether they want to sell to me. So I think I better not make any guess on that one. I can only say that I'm very interested. I believe I have a program that will make all the different stakeholders, the fans, the players, the sponsors, everybody very happy. Because I think I know how to make this the best club in the world. But whether I will be successful in reaching a position where I can do it, that is up to other people than me to decide. Ok. Lui dice comunque in questo momento, dice non saprebbe dire, perché non dipende da lui. Perché ci sono altre persone in questo momento che sono i proprietari dell'Inter e sono anche, cioè sta a loro capire se vogliono vendere, non vogliono vendere, a chi vogliono vendere, come vogliono vendere, se certo. Vogliono vendere o partecipare, ma sta ad altre persone, quindi in questo momento lui non se la sente di fare un'ipotesi, però se può fare un'ipotesi, lui sta mettendo tutto quello che può per fare quello che ha detto prima, quindi per i tifosi e per portare il club in alto. Quello che può fare lui lo fa e adesso aspetta la risposta giustamente di chi ha in questo momento le carte in mano, e quindi l'attuale proprietà, e quindi Steven Zhang. Ok, allora noi appunto andiamo in chiusura ringraziandolo appunto per la disponibilità e per la possibilità che ha dato a noi ragazzi e ai tifosi nerazzurri, perché comunque hanno interagito veramente tante persone e la ringraziamo. La TV Nerazzurra la saluta e vediamo appunto gli eventi cosa ci diranno. Nel frattempo ci dicono che ha avuto anche la possibilità di confrontarsi con noi e noi veramente ne siamo felici. Grazie mille e augurando appunto una buona serata intanto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti e grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Buona serata. Buona serata. Allora, okay, ragazzi. Io voglio dire qualcosa veramente in breve. Innanzitutto grazie a tutti quelli che sono collegati. Devo dire che è un po' i brividi, perché siamo partiti da zero, oggi siamo veramente tanti, sono veramente veramente contento. Le mie piccole considerazioni sono che è giusto che ne parliamo, ragazzi, perché anche voi in chat, ragazzi, parliamone. E che lui qualche settimana fa parlava del fatto che voleva presentarsi con Mbappé, Haaland, eccetera, la sua idea era quella. Oggi ci dice che lui pensa che questa rosa sia difficilmente migliorabile, praticamente. Poi questo discorso che avrebbe bisogno magari dei tifosi con quell'euro, questo e quell'altro, credimi che da lì in poi mi ha spiazzato un bel po'. Però lo ringrazio perché ci ha messo la faccia, come dice il nostro Robby. Però appunto mi ha lasciato un po' dei dubbi. Avere dei dubbi non vuol dire essere negativi, attenzione. Però voglio appunto che per questa Inter possa esserci veramente qualcosa di importante. Se lui alla fine può portare qualcosa di importante, a noi fa solo che piacere. Però ovviamente faccio un confronto tra quello che ha detto una settimana / due e ora. Ok? Anche tutti voi che siete collegati potete aprire Twitter, eccetera, e vedete quello che ha detto pochi giorni fa e adesso. Però non nasconde il suo interesse. Non capisco un po' le dinamiche, però è tutto un attendersi. Voi cosa dite, ragazzi? Allora, io personalmente, da quello che ho potuto capire, anche dal come diceva certe cose e altro,
sembrava un bambino felice quando parlava dell'Inter, nel senso che comunque sembra veramente che lui segua tanto la tifoseria, veda quali sono i numeri, quali sono le situazioni, cioè mi è sembrato anche molto preparato in questo senso. E poi la cosa che mi è sembrata strana è il discorso della tecnologia, che dice di possedere, che la sua compagnia, la sua azienda possiede il brevetto di questa tecnologia e potrebbe consentire al tifoso medio di qualunque parte del mondo di vivere a 360 gradi l'esperienza dello stadio. Mi ha incuriosito, perché chissà, oramai dico, la tecnologia sappiamo che continuamente va avanti, quindi dico, il prossimo anno esce, ora fra qualche mese esce il Vision Pro della Apple, che praticamente ti dà una tecnologia totalmente immersiva, quindi chissà che magari lui non abbia una cosa simile però ricollegata al calcio, per esempio, io la butto lì, e magari voglia cercare di portare ricavi alla società in questo modo, potrebbe essere, perché poi in pratica lui di questo parla, dice non è solo il mio patrimonio, è il fatto che io voglio creare utili per la società grazie alla tecnologia, quindi questo. E poi il fatto, mi è piaciuto però quello che lui ha detto su... qualcuno sta criticando qui sul fatto di Haaland e Mbappé, dice prima parla di Haaland e Mbappé e poi parla del fatto che va bene così la squadra, no, però lui ha fatto un esempio giusto, cioè lui ha detto nel futuro se serve si può andare a potenziare la squadra dove serve grazie ai soldi, ma non sono i soldi, è la squadra, e fa l'esempio del Copenaghen, ma secondo me ragazzi ha ragione lui, cioè non è che questa squadra è costruita a parametri zero ragazzi. E lui lo sa, infatti fa i complimenti al management. Quindi questo vuol dire che lui è intelligente. Molto meglio uno come lui, che gente tipo proprietario del Chelsea, che va a comprare Cucurei a 70 milioni, quanto l'hanno comprato, e poi sono, non sono manco in zona Champions. Cioè, io apprezzo un discorso del genere, è da persona intelligente comunque. Guarda non soltanto ai numeri, ma guarda ai fatti. E noi, secondo me, siamo la dimostrazione in Europa che puoi arrivare alla finale di Champions anche se non spendi miliardi, avendo una squadra che funziona. Voi che ne dite? E anche la differenza al contrario del Paris Saint Germain. Esatto. Che ti fa una squadra con le figurine e poi neanche riesce a passare agli ottavi. Bravo, esatto. Paris Saint Germain, esempio lampante, ancora più del Chelsea forse. Sì, sì. O quantomeno puoi arrivare anche a vincerla, Davide, perché se ci ricordiamo il 2010, no? Quando noi abbiamo vinto la Champions, noi è vero che avevamo una squadra più forte in Italia, però è vero anche che a livello europeo era la squadra che aveva speso meno, forse. Certo. Milito dal Genoa, Snyder dal Real Madrid a 10 milioni, Lucio svincolato, io me la ricordo bene. Sì, 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 era stata costruita... la squadra. Eto con lo scambio clamoroso con uno scambio incredibile, tutti i tifosi si lamentavano, oggi. Me lo ricordo, perché tutti dicevano ma come Ibrahimovic e invece questa è stata la nostra Barcellona. Fortuna. Bravo, esatto. Quel Barcellona che aveva veramente i campioni, aveva una squadra incredibile, la squadra più forte di sempre, penso quella sì, di quei 2-3 anni è stata, sì, è stata una delle più forti della storia del calcio. Però sì, io quello che mi sento di dire, collegato a quello di cui dicevi tu, che io ho avuto la tua stessa sensazione, cioè di parlare con un bambino felice, tra virgolette, io non mi sento né di criticarlo né di difenderlo, però una cosa la voglio dire, perché di commenti ne ho letti tanti. Quello che il tifoso deve capire è che lui può anche non avere un euro in tasca, ok? Lui in questo momento non è che ha detto io compro l'Inter da solo con i miei soldi, lui ha detto io ho dei potenziali investitori, ho un pool di investitori che conosco, ed è stato menzionato anche Altani, io non sapevo questa questione, che potrebbero affiancarmi in questa mia scelta, ok, in questa mia idea di rilevare la società o quantomeno entrare in compartecipazione con l'attuale proprietà. Questo deve capire il tifoso medio. Perché dico questo? Perché Scaroni, che comunque non è uno che, diciamo, non ha un euro in tasca, però Scaroni è stato presidente del Milan, ma era rappresentante di un fondo di investimento, come lo è anche adesso Red Bird. Quindi non è che Red Bird c'è un presidente che mette i soldi lui. No, Red Bird è un fondo di investimento, che poi non si capisce chi c'è dietro, perché parliamo chiaro, poi la situazione Milan non è mai stata molto chiara, però dove ci sono dentro persone che mettono soldi tutti per un obiettivo, uno scopo comune, quello di rendere il Milan una squadra importante, ecco, mantenere a livelli alti europei. Quindi questa penso sia la sua idea, da quello che è trasparito anche oggi.
quindi il tifoso sì. medio, che lui ha soldi o meno, sicuramente è importante, però io non penso neanche che sia uno stupido a presentarsi, a parlare con dei tifosi, anzi è una cosa che apprezzo molto, spero, qualora dovesse succedere, sarei molto contento perché abbiamo avuto la fortuna di averlo ospite, che comunque deve capire che già metterci la faccia in questa modalità, poi perché mi è sembrato molto disponibile, è una cosa che dovrebbero apprezzare i tifosi dell'Inter. Poi rimane Zhang, va via, a noi non interessa, a noi interessa che l'Inter viva di buona salute e lotti per dei traguardi importanti. Penso, io questo penso, poi non so come ragionate voi, sinceramente. Sì, io non so, ho letto adesso un commento appunto che dice di Pasquale, che dice Zilliagos possiede una società, Mobile Future Works, che interessa, ora è sparito, comunque in pratica che interessa tanti settori, che ha sede a Singapore, e lui dice può essere che lui voglia creare un canale apposito dell'Inter per poter fare streaming in Asia e poter dare questo servizio insieme con Zhang, cioè, quindi così non escludere una scomparsa di Zhang. Chissà, magari è questo poi sotto sotto il piano. Ma questa sicuramente è un'idea che aveva anche commisso con la Fiorentina, se ti ricordi, con sì. Mediacom, lo voleva fare, una specie di satellite broadcaster, poi adesso sono andati a votare per i diritti televisivi e hanno fatto questa schifezza di praticamente accontentarsi di due spicci e svendere il campionato italiano. Quindi sì, non è per quanto commisso io non lo criticherei tanto perché hanno creato un centro sportivo. No, no, assolutamente no, io anzi, una cosa che l'ho detto proprio perché è un'idea che ha avuto lui, è stato il primo, perché quando è arrivato commisso tanto di cappello perché sarà personaggio particolare, però comunque io penso che sappia la sua, ecco, sappia il fatto suo. Ma speriamo. Assolutamente. Chissà, io non so cosa ne pensate voi, leggo nei commenti comunque tanti che a prescindere comunque lo stanno in qualche maniera, cioè sono tutti detrattori comunque, cioè si dice non ha un soldo, non ha una lira, non spenderà niente, appena vede si fa pubblicità, appena vede che non porta soldi vende, però ragazzi da un certo punto di vista il patrimonio questo in teoria ce l'ha, quindi tanto millantatore non è, cioè i soldi lui li ha. Poi il fatto che si sia messo a parlare con noi tifosi, in realtà secondo me è solo un valore aggiunto umanamente. Perché dovresti tirartela? Perché sei ricco? Allora te la tiri e non parli con i tifosi. Anzi, secondo me il fatto che ci abbia messo la faccia gli fa onore. Molti personaggi di Twitter, appena si cerca di comunicare direttamente, spariscono perché altrimenti devono rispondere veramente alle domande. Anzi, lui ha detto tanto. Cioè lui mi ha detto proprio... Sì, io ho presentato l'offerta a Zhang, sì, a me va bene anche essere un socio, non mi interessa essere il proprietario unico, basta che entro nella cosa e posso dare valore all'Inter. Più di così, cioè, okay, sulla carta sembrerebbe tutto bello. Si è esposto in maniera molto estrema a livello mediatico, perché comunque è normale, lo fa con noi, ma l'ha fatto anche con altri. Cioè, sì. poi magari non si farà niente, poi si scopre che magari sono solo realmente chiacchiere, però... Intanto ci ha messo la faccia. Esatto, ci ha messo la faccia, si è confrontato con noi come con tanti altri. Sì, l'unica cosa che si leggono i commenti non è... Ma poi ha detto delle cose intelligenti, cioè ha fatto capire che comunque lui veramente segue la squadra, perché al contrario di molti che sono semplicemente degli speculatori, cioè gente che segue la squadra solo da un punto di vista finanziario, lui mi è sembrato uno che veramente si guarda le partite, che segue la squadra, perché dal suo commentare, dal suo modo di dire determinate cose, a me è sembrato comunque che lui conosca effettivamente la nostra rosa, conosca i nostri calciatori e abbia capito, anche il fatto che lui abbia detto tempo fa la squadra non era a un alto livello, Zhang è riuscito a portare la squadra a un altro livello e ora anche se no, e poi ha detto anche se alcune partite in Champions non hanno dimostrato tanto questa cosa, questo mi fa capire che lui si è guardato evidentemente le partite, le nostre ultime partite di Champions, però in campionato sta dimostrando che questo vuol dire che lui le partite se le segue a prescindere dal fatto che ci siano soldi o altro, quindi evidentemente la squadra gli piace. Si deduce questo, altrimenti non seguirebbe solo, dice, gli assets, come va a livello finanziario, se ci sono, cioè, avete capito, insomma. Assolutamente, ma io ragazzi sono d'accordissimo con voi, e infatti secondo me non avrebbe senso
comunque venire qui a parlare con noi tifosi, gente normale, gente comune, non credo che sia un tipo che abbia bisogno di farsi pubblicità. Ma infatti, detto, poi ci va a perdere secondo me facendo questa live, se per farsi pubblicità si sminuisce, e non ha bisogno, perché se uno ha tutti sti soldi, ma figurati, ma fai il marketing serio, fai un altro, si lavora in un altro modo, non ha senso fare così, quindi secondo me non è metafora di poca serietà il fatto di parlare qua in questo senso. Poi non lo so, ma poi magari è un cazzaro, chi lo sa. Esatto. Non lo sappiamo. Cioè, però intanto dice, sappiamo cosa ha detto. Sì, sì. Qui Cristian Mazzola dice, sì, ma se vuoi ambire a livello europeo sappiamo che questa squadra in qualche reparto deve essere migliorata, perché comunque abbiamo una squadra forte e completa, ma ad oggi manca il big che ti faccia la differenza. Io, Cristian, ti rispondo così. Lautaro Martinez, da Bahia Blanca. Lui è sono d'accordo con te. Che ti fa la differenza, che entra quando stai pareggiando a 0-0, entra e ti fa 3 gol. Quello è il nostro valore aggiunto per me. Al momento chiunque ce lo può invidiare, Lautaro Martinez. Per quanto mi riguarda, dice, ma Haaland, ma Mbappé, ok, sono giocatori diversi, ma voi mi volete dire che in questo momento anche al Real Madrid, ok, loro hanno Jude Bellingham, fortissimo, o ripeto, anche al PSG, ma voi pensate che in questo momento, giocando con Mbappé, Lautaro non farebbe il titolare? Ragazzi, quello è un valore aggiunto, è un campione Lautaro. Allora ragazzi, allora io giustamente volevo leggere una considerazione del creatore della pagina Siamo Interisti 1908, sia Gaetano Paiello, che salutiamo sempre, e ci dice: considerazione personale, a nostro avviso, a suo avviso appunto, che lui scrive questo post, Zhang non cederà all'Inter, ora come ora, per come si stanno mettendo le situazioni. Vedi Qatar Airways, nuovo sponsor, risultati sportivi e tanto altro, ma ci ha comunque fatto piacere il confronto in diretta con uno dei diretti interessati all'acquisto del club, ovvero Zilekos, che ringraziamo. Prima di criticare o meno quello che facciamo, bisogna anche saper ascoltare gli altri su quello che hanno da dire, anche per curiosità. Ci auguriamo di essere stati di vostro gradimento, viva l'Inter. Quindi giustamente ci tenevo a dare questo tocco, questo appunto post del nostro Gaetano, che avremo in live al più presto. Ci tenevo a ringraziare, a tutti ringraziamo di questo, perché lo dicevo con grande felicità, per tutto FC Inter 1908, che seguendoci ci ha dedicato un articolo, e ripetiamo, per noi che veramente da zero a piano piano si otteniamo sempre più un qualcosa, ci fa solo che piacere, e siamo veramente felici di questo. Siamo veramente felici, vi ringraziamo a voi come testata, anche perché vi seguiamo sempre. E anche il direttore Daniele Mari, appunto, che ci ha messo un bel tweet su Twitter, su X per l'appunto. Ci tenevamo a dire questo. Allora, nel frattempo stiamo leggendo un po' i ragazzi cosa stanno scrivendo, per poi andare in chiusura. Posso aggiungere una cosa? Vai. A proposito del direttore Mari, c'è anche un invito per lui, quando vuole, certo. Noi siamo qui. Assolutamente, super super invito questo, non è un invito tranquillo, super invito. Allora, non pretendiamo un Mbappé, vogliamo solo che chi arriva spenda anche sui giovani futuri, per Giugga, non che toglie. Vi spiego, non è che il resto della scuola venga migliorata. Una cosa certa è che la tempagna tutti, siamo ancora competitivi, per ringraziare Osile e Marotta, dobbiamo fare una statua a tutti e due. Assolutamente, assolutamente sì ragazzi, sono 3 anni che non aggiunge un euro. Insomma, Simone Inzaghi, ragazzi, Simone Inzaghi, grande rispetto, perché questo criticato l'anno scorso, io mi ricordo certi commenti, ragazzi, non ce li scorderà, penso nessuno se li scorda certi momenti. Tanto Simone Inzaghi ha fatto qualcosa di importante, quindi noi non l'abbiamo nominato in questa live, neanche con Zilekos abbiamo nominato Simone Inzaghi. Chissà cosa ne pensava lui, non mi è venuto in mente di chiederlo. Vero. Ricordiamoci anche questo, eh? Dico, finale Champions.
Vabbè, ma se dice che questo assetto comunque è importante, non cambierebbe nulla, penso anche arrivi anche da lì la cosa, ragazzi. Sì, cioè, in management forse lui intende anche in generale la gestione della squadra, quindi anche Simone Inzaghi. Poi lui ha parlato della squadra, la squadra a mio avviso comprende anche l'allenatore. Certo. Quindi sì, e poi i risultati ottenuti, lui parlava dell'anno scorso della finale Champions, quindi sì, cioè più che altro appunto è questo il discorso. Lui parla molto del fatto della società, ok, i soldi e tutto il resto, ma che siamo arrivati al risultato con pochi soldi e fa tanti assolutamente risultati. Quindi chissà, vedremo. Allora ragazzi, andando in chiusura, volevo dire brevemente una cosa, poi andiamo a chiusura perché ci vedremo nei prossimi giorni, e la promessa che vi faccio io come ragazzi è che ci saranno molte live di questo genere con ospiti sempre più importanti. E per quanto riguarda Arnautovic, c'è stato questa sera uno scontro, insomma il giocatore è caduto a terra, al momento non sembra essere nulla di grave, anche perché bisogna capire attraverso degli esami, ma quello che sappiamo noi, quindi diciamo noi come sempre in pagina, e che l'Inter in questi giorni ha considerato sempre più l'ipotesi di poter portare un attaccante a Milano, oltre che un esterno destro, essendo che Cuadrado purtroppo sta facendo un po' il capriccio, ovviamente non in senso per prendere il giro, ma capite bene la situazione, questo tendine che continua a dare fastidio, e vediamo se verrà operato o meno, però al momento diciamo che l'Inter a destra vuole fare qualcosa e capiremo chi. L'ipotesi che al momento sappiamo è che dei nomi che considerati sono quelli di Wan-Bissaka, Buchanan, non so come appunto si dice, Buchanan, ecco, grazie Matteo, e Lazzari che vorrebbe mister Inzaghi. Perché voi mi direte... praticamente. Io mi riprendo Zanotti, io mi riprendo Mattia Zanotti a destra, sinceramente. Ecco, sono tre nomi che l'Inter sta valutando, poi non possiamo sapere se arriveranno sicuro, però l'Inter a destra sicuramente farà qualcosa. Mentre in attacco... stiamo attenti che ci può essere un ritorno di fiamma, che poi ritorno di fiamma non è perché un giocatore è sempre considerato, di Mehdi Taremi, un giocatore che l'Inter continua a seguire, e si è sentita anche con la società Porto per quanto riguarda un possibile acquisto a gennaio, e vediamo cosa ne esce. L'Inter, se vuole fare un investimento, lo vuole fare perché sa che in quel tipo di ruolo ha un po' di difficoltà. Se oggi mi chiedete, Luca, secondo te cosa può succedere? Secondo me arriveranno due acquisti a gennaio. E vediamo oggi a centrocampo se si muove qualcosa. Perché secondo oggi me non esclude... Vai. Dichiarazioni di Posch che diceva sì, sto bene a Bologna, però io non voglio chiudere la carriera qua. Da quando Arnautovic se n'è andato, bla 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 bla. E prendere Posch, per esempio, la butto lì. Bisognerebbe a Matteo piacerebbe sicuramente. A me sì, perché faccio molto breve, ne avevamo parlato una volta, mi sembra proprio verso fine mercato, del discorso Posch-Scurs. Davide? Sì, che sì, molti certo. Dicevano, dobbiamo prendere Scurs, e io ho detto, ma ragazzi, attenzione, se dobbiamo prendere uno a destra che non sia uno di livello, prendiamo Posch del Bologna. Sono d'accordo, okay. Anche perché alla fine Scurs magari gioca così, anche perché Juric è un diciamo è uno che difende al basta e non perde, certo. Basta e non prende gol. No, ma contento. Poi soprattutto la sera dopo, neanche a farlo apposta contro il Milan, è stato ridicolizzato da Leao. Ha fatto la cazzata Scurs. Ma non perché, può capitare, però Posch è un giocatore che ti può fare tanti ruoli. Ed è uno che secondo me per il gioco del mister sarebbe un grandissimo innesto. Ha qualità, questo è il discorso. Sì, ma serve gente comunque con qualità nei piedi, cioè se non hai il palleggio non puoi giocare all'Inter con Inzaghi. Certo. Cioè non basta l'ignoranza e la fisicità in questo Inter, non serve. Ed è il motivo per cui quando qualcuno parlava di Loftus-Cheek, ai tempi, anche a Loftus-Cheek, ragazzi, sì, ok, grosso e forte, quello che volete, non sostituirei nessuno dei nostri centrocampisti con Loftus-Cheek. No. Ma dai,
cioè non per qualcosa, ragazzi, però non ci serve l'omaccione. Qualcuno dice no, serve per forza il centrocampista alto, grosso, forte. No, serve gente coi piedi in questa squadra, perché se no non riesce a stare al ritmo e al passo di gente come Barella, che ti fa, che ti risolve le situazioni di pressing facendo i passaggi di tacco al volo, cioè, capito? Assolutamente, assolutamente. Allora andiamo in chiusura, ci vedremo sicuramente nei prossimi giorni, anche perché poi, ragazzi, non nascondiamolo, adesso dalla Juventus in poi sono tutte partite difficili, sono tutte post gara che faremo, sono tutte, ma insomma ci divertiremo un sacco, spero in senso buono e non arrabbiandoci, però torneremo ma non più forti. Non aveva il Milan perché era impossibile, diceva Calabria. No, andassero a quel paese. Ma che misombini, andassero a quel paese. Allora, noi ringraziamo i ragazzi che ci hanno visto su YouTube, che sono stati veramente tanti, vi siete iscritti in tantissimi, manco me l'aspettavo, e quindi da oggi siamo anche su YouTube. I ragazzi di Twitch, i ragazzi di Facebook sulla pagina Siamo Interisti 1908, seguiteci su tutti i nostri canali, anche su Instagram, perché no. Noi ci vediamo sicuramente nei prossimi giorni, e sia in pagina Facebook che su Instagram cercheremo di fare un epilogo di questa intervista, magari con qualche grafica per quanto riguarda Ziliacus, e che ci resta che salutare i nostri ragazzi, quindi Matteo. Grazie a tutti ragazzi, sempre un piacere, sempre e solo Forza Inter. Davide. Ciao ragazzi, grazie a tutti quanti per aver fatto parte di questa live, è stato un piacere anche parlare direttamente e tradurre quello che diceva Ziliacus, Forza Inter, amala sempre. Agostino. Ciao ragazzi, una buona serata e sempre Forza Inter. Ago, volevi fare un saluto al tuo Interclub? Assolutamente sì, saluto il mio Interclub e l'Interclub di Ale, Fratelli del Mondo di Palermo. Ok. Alessandro. Cioè, ragazzi, siete stati grandissimi stasera, molto partecipi. Sempre Forza Inter, sempre. Michele, il nostro Michele, il pugliese Michele. Il foggiano. Ciao. Come il profeta. No, calma, calma. Ragazzi, grazie a tutti, grazie soprattutto a chi ci ha seguito, e sempre Forza Inter. Dalla TV Nerazzurra è tutto, una buona notte e ci sentiamo nei prossimi giorni. Forza Inter sempre. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.